Che ci avevamo l'aria buona! Andavano rombando coi motori! Di uccidere non è fra di uno giura! Così diretti vanno a Venatura! Giunti sul posto, presero l'altura, internandosi nel cuore della foresta. È un po' bagnato, ma non se ne cura, sparando al primo uccello che si desta! Ecco d'un tratto, preso da paura, Marino, che più aveva la gamba lesta, tornava indietro, che era il più lontano, dicendo: amici, mi trema le mani, ho visto un animale alquanto strano. Allora Galeotti, il più allenato, dice: compagno, parla un po' più piano, qualche lupo può essere giù calato dal Catria. Come infatti il guardiano del monastero di Monte Avellana ne ha visti 4 l'altra settimana. Presi da timone per la collana, ognuno afferra il cane e dice: zitto, che se ci sente i lupi oggi ci sprano in questo maledetto bosco fitto! Intanto Ernesto ed Elio si allontana, che ogni capello in testa aveva ritto. Ciro! Ciro si fa coraggio e si fa avante, con la proposta di scalare le piante! La cosa fu approvata sull'istante. Esatto, ritenevano il consiglio, giungendovi a un'altezza dominante, che tutto intorno lo vedeva un miglio. Attenti, fa Michele, che è il più avanti. Fermo, guardava senza batter ciglio. Stretto ad un ramo d'un antico faggio, dice ai compagni di farsi coraggio. Intanto, fra le nubi usciva un raggio di sol che rischiarò la valle ombrosa, che di quel luogo lussa era selvaggio, offre una vista molto paurosa. Approfittando quindi l'equipaggio, nell'atto di sparar presero posa. Tutti pronti, ove Marino aveva detto, mirando col dito sul grilletto. Uno, due, tre! Neppur fu detto da Michele, che dace il segnale, una raffica di piombo andò diretto là dove era il presunto animale. Uno sbelo si sente per l'effetto. Perella dice: è il verso del cinghiale! E invece, indovinate un po' cos'era? Una capra vecchia come il prete nera! Su prese la bestia cancaliera che gli brucia un pallino nell'orecchia. Correva più che l'anca la straniera, un tempo al nostro povero specchia. A terra giù calò la dita schiera, non certo senza vento e senza figlia. C'è chi meno giù d'aver tirato, come Galeotti che si era aggrappato. Fece a Marino un buon improverato, che data gliela verna dei gratuiti. Breve tempo tutto fu aggiustato, e l'altro via un po' seca la paura. Così così non ci devi cacciare, i cani a vostro febbre ad aspettare. Prendesse in giro. Lui non si rese conto nel momento che tale quale fu la sua sorpresa. Quando capiva non veniva più tempo, era arrivato in fondo alla discesa. Continuava la sua bella ascesa. E
tutto piano piano senza affanno, il verde e i catorni se ne vanno. Cirocca e l'orto prende grave danno, che fece danno all'altro tuo cugine.